l'umanità vuole sopravvivere, avremo bisogno di un vero e proprio nuovo modo di pensare. Albert Einstein. Buongiorno a tutti, sono Sofia Rossi, primo speaker della squadra pro. Dopo di me parleranno nell'ordine Tommaso Godino e Andrea Profili. La mia squadra si dichiara favorevole alla mozione. Giovani fra 16 e 25 anni dovrebbero far parte degli organi governativi preposti alla transizione ecologica negli Stati dell'Unione Europea, con le stesse responsabilità e gli stessi doveri dei membri senior. Procedo innanzitutto definendo i termini più importanti. Gli organi governativi preposti alla transizione ecologica sono organi di governo preposti alla transizione ecologica, ovvero al processo di innovazione tecnologica per un cambiamento della società, rispettando i criteri della sostenibilità ambientale. Membri senior sono i membri degli organi governativi in questione che abbiano più di 25 anni. Qual è la situazione attuale? Bene, noi vediamo che oggi abbiamo l'urgenza di compiere una transizione ecologica e vediamo che i giovani, i più attivi in questo senso, perché il 4,4% dei giovani è attivo in ambito ambientale, più del doppio della popolazione, rimane apatico rispetto alla politica. Rimane apatico rispetto all'impegno politico che dovrebbe prendere per compiere questa transizione ecologica. Questa apatia ha comportato una mancanza di consapevolezza da parte della popolazione. Il 36% della popolazione non è a conoscenza del problema. Il 36% non riconosce l'urgenza di una transizione ecologica. Ecco allora che per risolvere questo problema la mia squadra propone un piano. Noi supportiamo l'attivismo dei giovani che finora ha portato un'importante presa di coscienza, ma proprio per questa azione dei giovani noi vogliamo promuoverli. Vogliamo la costituzione di un'assemblea interna agli uffici per la comunicazione dei ministeri per la transizione ecologica. I giovani che faranno parte di questa assemblea saranno eletti democraticamente a livello di istituti superiori, ammesso che i giovani abbiano più di 16 anni, e di università. Saranno affiancati da esperti mandati da associazioni attiviste volontarie riconosciute, mi riferisco per esempio a WWF, Greenpeace, Lega Ambiente. Questi membri dell'assemblea non saranno dunque retribuiti. L'assemblea si occuperà dello sviluppo delle idee relative alla sensibilizzazione e all'informazione della popolazione. Una volta che queste idee saranno state sviluppate, passeranno in un iter per l'applicazione, il quale verterà anche sull'approvazione da parte di assemblee di carattere economico, che debbano attestare la fattibilità del progetto. Le idee saranno infine ratificate e applicate dall'Ufficio per la comunicazione. Le riunioni che proponiamo avranno carattere settimanale, cadenza settimanale, e sarà possibile una partecipazione da remoto. Perché è importante sottolineare che se anche i giovani non dovessero avere la stessa conoscenza o le stesse competenze dei membri senior, sono proprio loro che hanno portato ad oggi a una presa di coscienza della popolazione. Sono proprio loro che possono promuovere questa presa di coscienza. Ed ecco perché dimostreremo che devono avere pari doveri e pari responsabilità, quali conferite dall'assemblea da noi proposta. Il valore che la mia squadra vuole difendere è la sostenibilità politica e ambientale. Sosterremo la nostra posizione mediante tre argomentazioni. La prima, i giovani hanno una rispondenza emotiva maggiore. La seconda, la creatività nelle idee e l'apertura mentale dei giovani. E la terza, i vantaggi per l'attivismo, per i giovani e per la politica. La mia prima argomentazione. I giovani hanno una rispondenza emotiva maggiore. Alla base del concetto di sostenibilità e quindi di transizione ecologica vi è l'obiettivo di consegnare un mondo migliore alle future generazioni, quantomeno un mondo vivibile. Ecco che però i giovani ad oggi sono preoccupati dallo scarso interesse dei senior rispetto a questa sostenibilità. Perché? Perché i senior non vivranno le conseguenze peggiori della mancata transizione ecologica.
Ed ecco allora che i giovani risultano essere più colpiti e più consapevoli rispetto al problema. In primo luogo più colpiti proprio perché i senior non vivranno le conseguenze peggiori e per questo possono rimandare le decisioni più difficili. A livello di Unione Europea, prego. Quindi la sua squadra sta sostenendo che un membro senior, poiché non vivrà a lungo quanto i giovani, si occupa in un modo non corretto della politica e del suo paese? Grazie. Noi stiamo sostenendo che quello che è stato fatto finora non è abbastanza, e cito questo dato, a livello europeo per compiere la transizione ecologica necessaria quantomeno per i prossimi 10 anni, c'è una mancanza di investimenti di 2.600 miliardi di euro. Ecco che allora i senior, per quanto impegno ci stiano mettendo, non è sufficiente. C'è bisogno di una partecipazione dei giovani, che sono più interessati al problema, che sono più colpiti, che devono porre un'urgenza. E dicevo appunto che i giovani sono più consapevoli e di fatto, invece del 36% della popolazione che non conosce il problema, secondo i dati Istat, il 97,6% dei giovani è a conoscenza della necessità di una transizione ecologica efficace e il 70% dei giovani è quotidianamente attivo in questo senso, mediante scelte quotidiane, mediante i lavori per l'ambiente, a cui poi si sommano tutte le conquiste mediante l'attivismo. Lo stesso Draghi ha affermato l'importanza dei giovani perché c'è una grande aspettativa, e cito, sulla nostra leadership da parte delle nuove generazioni. Il nostro successo verrà misurato sulla nostra capacità di rispondere alle loro istanze con azioni ambiziose. Ecco che i giovani hanno ispirato governi non solo nazionali ma anche internazionali. Ed ecco perché i giovani possono garantire questo risveglio delle coscienze da parte della nazione. Un risveglio delle coscienze necessario se noi vogliamo veramente promuovere una transizione ecologica necessaria. È la stessa cosa che stanno facendo i paesi in via di sviluppo, secondo i dati ONU, e parlo di Nigeria, Bangladesh, Libano, Libia, Cambogia, Mongolia, i quali hanno bisogno di una propulsione verso il futuro e per questo hanno inserito i giovani in contesti governativi, perché solo i giovani in questo ambito possono garantire una propulsione verso il futuro. Ecco che nel corso della mia argomentazione ho dimostrato come i giovani siano più colpiti e più consapevoli rispetto al problema e che per questo siano loro che possano garantire un risveglio delle coscienze a livello nazionale, un risveglio delle internazionale, un risveglio delle coscienze necessario se vogliamo veramente compiere una transizione ecologica efficace. E per tutte queste ragioni, proprio per garantire una sostenibilità politica e ambientale, la mia squadra si dichiara favorevole alla mozione. Giovani fra 16 e 25 anni dovrebbero far parte degli organi governativi preposti alla transizione ecologica negli Stati dell'Unione Europea, con le stesse responsabilità e gli stessi doveri dei membri senior. Grazie.